Auditorium Parco della Musica Roma. Ci troviamo qui all'Auditorium Parco della Musica perché questa sera ci sarà, in occasione dei 50 anni del disco Salvadanaio del Banco del Mutuo Soccorso, un grande concerto di festeggiamento. Quindi ci vediamo alle ore 21 qui al parco per vedere questo grande concerto. A dopo. Ci troviamo con due componenti del banco, con te ci siamo visti già tante altre volte, quindi ti ho fatto un'intervista, diciamo, in lockdown. In lockdown. A con proposito, un cameraman d'eccezione che abbiamo anche oggi. Che abbiamo, è questa mia moglie, diciamo, in opera. E sono trascorsi 2 anni da quell'altra, diciamo, quell'altro concerto qui, a questo grande teatro, diciamo, no? Di Roma. Questa sera ci vediamo dopo, nel 50° anniversario del disco Il Salvadanaio. Tu, parlo con te per prima perché con te ti conosco meglio, poi andiamo al chitarrista classico da 30 anni con il banco. Sì, manca poco, 28. 28 anni. Allora, nome e cognome? Filippo Marcheggiani. Marcheggiani, ecco. Allora, a Tony voglio chiedere una cosa. Tu, 50 anni fa, dove stavi? 50 anni fa non ero in culla perché sono stato precoce a camminare. Io sono del 1970, del 5 settembre, ero a muovere i primi passi nella mia vita, già appassionato di musica fin da piccolino. Ecco, appunto, questo lì volevo arrivare, nel senso, avresti immaginato un giorno di suonare con il Banco del Mutuo Soccorso? Assolutamente no. 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 E gli eventi? Come immaginare per chiunque di suonare col proprio gruppo preferito, con la propria band preferita. E quindi è stato, diciamo, un onore per te arrivare a questa... Un grande onore, certo. Un grande onore, anche se tu, diciamo, hai suonato con tanti altri. Sì, sì, sì. E hai tanto... Ho avuto la fortuna di duettare con Elisa, di essere sul palco con le Storietese. Quindi, ed altri nomi da mainstream. Quindi non è che poi... Hai avuto anche una grossa responsabilità, come ho detto pure in altre occasioni, di sostituire un grande cantante che purtroppo non ha più. A me piace pensare che lo sto affiancando. Lo stai affiancando, sì. Quello che lui non può avere più, la carne e il corpo. E lo stai affiancando molto, molto bene, perché hai una voce stupenda anche tu. Quindi ti ringrazio. Lo hai... Spero di essere sempre all'altezza di questo. Ma sicuramente, sicuramente. Allora, 50 anni di banco. E tu quasi 30, diciamo. E ho fatto una buona metà. Come sei entrato con il banco tu? È una storia che ormai racconto da tanto tempo, si rischia di favoleggiare, ma in realtà sono entrato nel banco in maniera casuale e è stato un sogno che si è avverato. Avevo appena 18 anni. Sono di Marino, della città. Ah, quindi siamo quasi vicini, perché io sono di Vellesi, quindi... Sì, siamo castellani. Marino, io sono ormai adottivo. Ormai sei adottivo, sei i castelli romani pure. La Genzano e Marino, non so dove mi sento più a casa. E quindi mi sono trovato con la complicità di Vittorio, di Francesco, di Rodolfo, a entrare in questa avventura che ero praticamente appena maggiorenne. Ho vissuto un lungo periodo di attività della band, ho avuto l'onore, ma più che altro il piacere umano, di condividere il palco e la vita con Francesco e con Rodolfo. Sono stati maestri non solo nella musica, insomma, sono persone che mi mancano sempre di più dal punto di vista umano. Assolutamente sì. Prima ancora che da quello musicale. E chi li ha conosciuti sa che persone straordinarie fossero fuori dal palco, perché sul palco è inutile dirlo, insomma, sarebbe ridondante sottolineare che abbiano la stessa, come personaggi, mi piace parlare al presente, la stessa grandezza sul palco e fuori dal palco. Sì. E la stessa profondità. Francesco era esattamente quello che vedevi, Rudy uguale, nella stessa cosa, di una nobiltà d'animo, di un'eleganza di spirito e di una bellezza umana che lascia un segno. Certo, inevitabile. Su quegli incontri che ti cambiano proprio dentro e che ti arricchiscono, dice, allora sì. Si può essere, restare delle buone, delle brave persone, valide, sincere e di principio, anche quando si ha un ruolo in mainstream, quando si è famosi. Per fortuna ci sono personaggi, ci sono stati esempi del genere e ci saranno, spero, ancora. Eh sì, sicuramente. Allora, tornando a te,
E esperienze precedenti al banco? Ma poche, perché ero talmente giovane, ho avuto esperienze parallele, ho fatto due album come solista di rock italiano, una band di rock metal negli anni 90, dove militava Tony come cantante di scenario, che è stato prima, diciamo, l'occasione per conoscerci, noi ci conosciamo dal 1997, Tony praticamente è uno di casa, ed è uno di casa nel banco, perché lui frequentava il banco insieme a me, frequentava Francesco, Vittorio, insomma è una persona che era legata a noi umanamente già ancora prima di poter solo pensare, immaginare che potesse diventare il nostro frontman. Certo, raccogliamo un'eredità pesante, insomma, io mi sento la responsabilità di portare avanti quest'idea. Che non si può fermare. Che non si può fermare, perché va al di là di tutti noi. E nella dimostrazione il fatto che le persone che conoscono il banco dai tempi di Salvadanaio, dopo 50 anni, ci portano quel rispetto e ci vedono come il banco, nonostante noi in quel periodo, io non ero nemmeno nato nel 1972, sono del 76, e quindi questa è una bella cosa. Questo è rompi le scatole di due. Sì, è normale, è sempre così. Succede sempre nel momento sbagliato. Meno opportuno. Sarà un call center sicuramente, diciamo. Poi Lorella. Fa da colonna sonora. Esatto. Ma noi andiamo avanti. Di questi 50 anni portiamo una ricchezza nei testi, nella musica, nei messaggi del banco, viva, oggi più che mai attuale e palpitante. Parliamo di ideali che sono riscontrabili e che dovrebbero essere ritirati fuori anche oggi, cioè l'antimilitarismo è sconvolgente, che un brano come RIP nel 2022 sia ancora attuale, questa è una cosa che ci sconvolge. E questa sera ci sarà sicuramente il pieno qui, perché dopo due anni di fermo credo e spero che ci sia il pieno. Speriamo, c'è il rischio pure che la pandemia abbia un poco spaventato tutti, che ci sia un po' di paura ancora per quanto riguarda. Siamo ancora. Noi ci siamo e siamo qui per mettere. Siamo ancora tutti un po' legati a qualche restrizione, insomma, vedere il concerto con la mascherina può essere una cosa non particolarmente piacevole. Mm. Però noi crediamo che stasera ci sarà riabbracciare i nostri fan romani, insomma l'ultimo concerto, lo ricorderai, è stato veramente un successo, sì. È stato purtroppo uno degli ultimi prima della pandemia, diciamo che il tour di Transiberiana era entrato nel vivo e quando tu pensi che cosa potrà mai succedere, adesso siamo tranquilli, siamo partiti, ogni giorno potremmo avere una novità, diciamo. Esatto, noi stasera, nella vita purtroppo è così, stasera per chi ci sarà faremo, farete un boom, un grande concerto che rimarrà sicuramente nella storia, noi ce la mettiamo tutta, anche se c'è solo una persona ad ascoltarci. Allora, perché sappiamo di sicuro che c'è qualcuno su che ci sta ascoltando. Ah, sicuramente, quello. Ecco, ciao Francesco. Che è con noi sul palco. Anche Rudy. Tra l'altro abbiamo con noi anche la moglie Ines, che è qui in teatro con noi. Ah, sì. Moglie di Rodolfo Maltese, sì. E volevo dire un'ultima cosa, io non l'ho visto adesso, fino adesso non l'ho visto. Ma siccome io conoscevo loro dall'inizio, prima che nascesse il banco, perché anzi erano gli inizi proprio del banco, ci sarà anche Gianni questa sera in via eccezionale? Cioè, non lo sai perché l'hai visto girare? No, non l'ho visto. Immaginavo che c'era, perché sono 50 anni. Ormai è troppo tardi. No, con Gianni, andrei in onda dopo il concerto. Con Gianni io diciamo mi sono conosciuto prima con Gianni che con Vittorio. Vittorio l'ho conosciuto un paio d'anni fa, due o tre anni fa, di persona parlo io. Ma con Gianni frequentavamo un bar a Velletri dove lui veniva spesso, la spiaggetta, molto rinomato all'epoca, e quindi qualche volta abbiamo giocato anche a carte insieme all'epoca con Gianni, quindi l'ho rivisto due anni fa dopo quel tempo, perché non l'avevo più visto. Sono felicissimo che ci sia anche lui, e allora in bocca al lupo con il banco e ci vediamo. Diciamo in teatro, ok? Assolutamente. A dopo. Un saluto a tutti dal proprio Fernando, da Tony D'Alessio e da Filippo Marcheggiani. Ciao a tutti e grazie Fernando. E
Ed ecco Gianni, il grande Gianni Innocenzi, che questa sera farà un qualche pezzo, diciamo, con il banco, dopo un bel po' di tempo di assenza. E beh, ma i 50 anni ci volevano, no? Per forza. Di corsa, proprio per l'occasione. Ok. Allora, buon concerto e ci vediamo in teatro. Sì. A dopo, ciao. Ciao. Fortissimi, grandi.